Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Outlast 2, titolo che aspettavo con un certo interesse e anche con un certo timore, visto che il primo capitolo non mi era piaciuto poi molto. Ci feci pure un video a riguardo e diciamo che mi lasciò abbastanza di merda. Spero molto per questo secondo capitolo, scopriamo insieme se gli sviluppatori sono riusciti finalmente a fare il grande passo e hanno creato un vero survival horror. Via. Outlast 2 contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento! Grazie, stronzi! Documenta tutto, non siete combattenti, quindi l'unico modo per sfuggire agli orrori che vi attendono in questo luogo remoto è correre, nascondervi o morire. Che teoricamente poi se muori vuol dire che non sei riuscito a scappare, a sfuggire dagli orrori. Cioè, è un po' un controsenso, ma gliela diamo per buona, dai. Vai, via. Ah, belle elicotterine, quindi cominciamo così. Questa, nostra moglie, nostra ragazza, amica, reporter, qualcuno per colpa della quale dovremmo girare in lungo e in largo tutto l'inferno per riuscire a salvarla, però. Questo possiamo già darlo per accertato. Beh, come, scusate, ma come fanno a vedere con questa nebbia? Per curiosità, per sapere, per carità. E giriamo un film. Stiamo facendo un documentario, quindi. Ok, quindi abbiamo tolto finalmente il telefonino e siamo passati alla roba seria. Calma però, calma. Abbiamo già capito che l'elicottero precipiterà. È abbastanza chiaro. Mica tanto. Comunque diciamo, siamo passati finalmente alla roba. Hai degli occhi bellissimi. Posso andare avanti così per ore, ve lo giuro. Ok, vai. Vai, guarda. Prendo il tuo lato più fotogenico. Così, così, brava. Dai, sorridi un po'. Sorridi, prendi. Praticamente il diavolo ci ha preso. Vabbè. Ma basta così poco per distruggere un elicottero? Ma non credo che si aprano così di botto le porte dell'elicottero quando precipita, Non li progetto io, però non credo che sia così che funziona. Oh, che bell'inizio. Comunque, come dicevo, l'elicottero cade. Vabbè, era abbastanza ed eccoci alla scuola. Ok, amici miei. No. Sì, però sto coro angelico, che molto angelico poi non è in realtà. No. Mi devo girare, vaffan. No. Ok. Salve. Shining! E fu così che abbiamo fatto la nostra prima citazione. Ovviamente il nostro protagonista è sopravvissuto per culo. Quando in una botta del genere nessuno ce l'aveva mai fatta, ma lui è il protagonista e quindi ce la fa. Tra l'altro siamo precipitati a 30 metri dall'elicottero. Come cazzo abbiamo fatto a finire qua giù? Cos'è? Rivedi il materiale girato. Quindi... Ah, mi sa che dovevo prenderla un po' più seriamente sta cosa. Che bellezza, l'ho presa nel suo momento più catartico. Mua, mua, Machiavelli, levati proprio. Quindi devo registrare i momenti importanti perché... Filmato registrato, rivedi il filmato, premi tab e rivediamo il filmato con tab. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. Sì, però... She could still be alive. Serviva... Non ho capito perché registrarlo. Cioè, doveva riguardare il video per capire che non c'era. Chiaramente lei non è qui. L'avranno rapita. Dio solo sa quali esseri assatanati. Ah, porco cazzo, è vero, la batteria di merda. No, l'avevo già dimenticata con gusto. Rieccola che torna più... Oh, fuck me. Questo che cazzo è?
Però comunque siamo benissimo. Ma come il pilota? Ma il pilota? Scusa, ma per quanto tempo siamo rimasti svenuti? Che loro hanno dovuto, per prenderlo, sventrarlo, legarlo e tutto, quanto siamo rimasti svenuti? 12 ore? Vabbè, diamogli per buona anche questa. Cioè, quante voglio li mortangueri di vostra. Questo è un pene maciullato. E gliela pure tocca. Non toccare peni maciullati. Che cazzo tocchi, stronzo? Sì, ora scusatemi, so che sembra che sto cercando tutti i problemi, però dopo che hai visto un tizio che è stato maciullato e fatto a pezzi, dubito che vedendo un villaggio la prima cosa che direi sono salvo. Anzi, io innanzitutto penserei, questi potrebbero aver ammazzato il pilota e fatto a pezzi quell'uomo. Ma vabbè, a quanto pare il nostro protagonista non è dotato del dono dell'intelligenza e noi lo accettiamo per questo. Calmi, calmi, che i suoni già non mi piacciono più. State tutti buoni? State buoni! Buoni! Ne approfitto per fare un piccolo applauso al team che a quanto pare ha tradotto pure le scritte effettive, che guardate che non è roba da poco, normalmente ste cose non vengono fatte, quindi complimenti, grazie anzi. Calma. Devo ricaricare? No, no. Ah, batteria! Buona come il pane. Buona come il pane. Quante batterie c'ho? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Così. E questo è figo. Questo mi piace. Molto realistico. Salve. Chiedo scusa, guardi, facciamo finta di non esserci mai visti. Grazie, arrivederci. A parte che i suoi occhi mi sa che stavano luccicando. Ma non fa niente, guardi. Non fa niente, scusi il disturbo. Salve. Salve. La vedo ancora, cretino. No, la vedo. Non è che se trasla di lato improvvisamente è magia, eh. Piano. Piano. Il nostro amato Dio continua a concedermi visioni e ora sono convinta più che mai che il nemico è ogni giorno più vicino. Stavo rimuovendo le macchie dal pavimento della stanza di Daniel quando una musica benedetta iniziò a crescere dentro di me facendomi sprofondare in una sorta di trance. Fu allora che vidi una creatura simile a un sole infuocato con file su file di denti. Dalle sue membra penzolavano quelle che io credevo essere braccia, ma che in realtà erano... Erano cazzi eretti pronti alla penetrazione, ok. E mentre scendeva lentamente, questo suolo mostruoso fotteva la terra, dando vita a orrori scomposti che sorgevano dalle fiamme. Il panico mi aveva paralizzato e mi impediva di respirare. Mi tornarono alla mente i ricordi del passato, di quando accecai Daniel con la lascivia. E mi sforzai di piangere senza riuscirci. Quando mi risvegliai ero bagnata di piacere, Monella, e desideravo ardentemente un uomo dentro di Monella. E quella sensazione non era dissimile dal terrore stesso. Cercai conforto nei suoi insegnamenti, il terrore e gioia nel progetto di Dio, ma troverei maggior piacere sentendo la tua virilità dentro di me e pregando che l'anticristo venga strangolato nel mio ventre. La pecora più fedele del tuo gregge, consumata da più desiderio, Lisa. Sì, però Lisa è una carmata, eh. Ah, ogni batteria è come il canto di mille angeli. Aspetta, apro da qua? L'immortacci vostra! Non me l'aspettavo. Ammetto la mia colpa che non me l'aspettavo. Che cazzo. Che comunque non capisco perché debba registrare le cose e soltanto poi possa ascoltare quello che dice. Prima non potevo, soltanto dopo, vabbè. Quanto pare non riesce a fare due cose in contemporanea. Cioè, è l'unica cosa che mi può venire in mente in questo momento. Vedo che qui le cose vanno sempre meglio comunque. Il letto di... Attenti. Piano, piano con questi colpi. Che cazzo. Che Cristo di Dio. Sono bambini? Puttana, sono bambini.
Guarda la croce. Figa come scena però, eh. Inquietante come non mai, è fighissima. Mi piace, mi piace. È un bel inizio, di sicuro molto più potente di quanto non fosse quello dell'altro titolo, del primo Outlast. Proprio siamo su altri livelli. Un cavallo, giustamente, qui ci sta benissimo. Un'altalena, pure questa, chiaramente un passeggino, delle bambole. Adesso manca la bambina con i capelli lunghissimi che viene a dirti che vuole mangiare la tua anima. Manca soltanto quello, letteralmente, lo dico io. Guarda quanto cazzo ciuccio di batteria quella roba per vedere nell'oscurità l'immortacci sua. Cioè, devo fare veramente così. No, non mi piace il fatto che qualcuno... No! No. Piano. No vabbè ragazzi, ste voci non mi piacciono per niente. Non mi piacciono per niente. Cosa? Cosa? Oh, oh merda! Dove? Dov'era? Dove cazzo è finito? No, non mi piace per nulla. Non mi piace davvero per niente. La batteria. La batteria di portana. Da dove cazzo è sbucato quello? Come si mettevano le batterie, non mi ricordo più. Mamma mia, ste scene. Queste veramente ti uccidono l'anima. Vediamo se mo caso. Però no, non dovrei cadere. Sì, appunto. Appunto, vediamo se mo caso. L'ho detto, ho parlato. Chiaramente. Quindi noi andiamo avanti così, imperterriti, cercando di evitare sguardi indiscreti, per così dire. No, quello è uno sguardo decisamente indiscreto. Merda, merda, non so dove andare, è un labirinto e questo mi piace. Molto più aperto di quanto non fosse in passato. Cioè io andrei adesso a sto punto più spedito. Merda, che succede? Che è successo? Che succede? Oh! No, I don't want to. Ok, hold him down, give me the knife. Io me la filo, vaffanculo. Non me ne frega niente. Non me ne... Grazie, arrivederla. Divertitevi, divertitevi. Posterò le mie mani, cosa vuol dire? Calmati, giù le mani, anzi. Giù le mani. Vorrei far notare la piccolezza della croce che si viene a formare con la luce. E dopo di questo andiamo e, non lo so, moriamo, perché adesso succederà qualcosa di sicuramente orrendo. Ovviamente entriamo nelle cripte sottoterra, che sono luogo di grande gioia e di orge senza fine, come tutti quanti sicuramente sapete. Ah, salve, come va la vita? Non molto bene. Chiedo scusa. Ah, puttana! Fanculo, fanculo, fanculo! Spero che tu muoia, stronzo! Aspetta, eccola! Eccoti! Madonna, come sei ridotta male! Ragazza mia! Ah! Spero... Aia! Eccomi! Eccomi, ti porto in salvo! Madonna mia, come sei ridotta veramente male! Merda, eh sì, scappiamo, ce la filiamo proprio. Via, via, via. Guarda, se corri e ti allontani troppo ti ammazzo, lo giuro. Eh sì, andiamocene via, guarda, sono d'accordo con lei. Oh, mamma mia, mo partorisce qualche mostruosità. Sì, dai. Tacci tua. Mo Dio solo sa che succede. Un orrore. L'abbiamo capito tutti. L'abbiamo capito tutti, ragazza. Su, manchi soltanto te che lo comprenda. Che sta succedendo? Pensavo fossi morto. E invece è andata peggio. Era molto meglio se morivamo, ragazzina. E allora ve l'ho detto che porta un bambino in grembo. Ve l'ho detto. Sì, sono tutti pazzi. Ma non dire cagate, puttana. No. Fermi. Merda. Attenta, quello c'ha un macete. Che vuoi fare? Attenta. Puttana. Ecco qua.
E tutto va a fare inchiurlo. Che le stanno facendo? No, niente di buono però, mi sa. No. Cos'erano quegli affari? Che succede? E mo? Cosa succede? È qualcosa di brutto. Va sempre peggio qui. Ma sono alberi? Sono alberi molto brutti? Che male. Che male. Che Cristo succede? In tutti i sensi? La sta ammazzando. La sta ammazzando. È un uomo pure lui? È un uomo pure... più o meno. Più o meno. Che cazzo? Ecco, ora lo vediamo da vicino. È un uomo? No, forse no. No, è una donna. No, è un uomo. Non lo capisco. che schifo. Guardi, signore, la ringrazio, ma non mi interessa. Non sono dell'altra sponda, la ringrazio. Guardi, cioè, vedo che gli uomini alberi sono molto disponibili, però. No? Ecco, apposta. Eh sì, un bel pugno face. E finisce la paura. 90 la paura. Tu non hai visto niente. Tu non hai visto niente. Adesso farai una bella cosa e te ne andrai via. No. No. Bravo, raga. Vedi che allora ci intendiamo. Ma lo vedi che allora sei uno in gamba. Ti è fregato proprio così. Oh. Ma salve, scusi per il disturbo. Guardi, non volevo, ma me ne vado subito, glielo assicuro. E va bene, due, ci risiamo. Però non è che ogni volta che faccio ste cosa. Dove cazzo sono finito, mo? Perché mi odi così tanto? Perché? There's no picture. Noise, but I saw it. I know. Perfetto. I saw it. Perfetto. Quindi sono ufficialmente uscito di melone? Che cosa era quella voce? Chiedo scusa. Faccio finta che non abbia detto nulla. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. Ah, è questo. Pensavo che fosse partito di testa completamente. Qualcosa mi dice che quando lo prendo qui sono cazzi. Sì, e quello in mezzo chi è? Sono io? La musica si è fermata? Mamma mia, no, Amber, no, dai. Dio, cos'era? Uno sbalzo, che era? Meno male che questa è chiusa, perché vuol dire che non posso sbagliare strada. Mamma mia. No. Che Cristo. Che Cristo siete? Ehi, vado addosso. Ti prego, non mi ammazzare. Mi ammazza. Mi ammazza. Mi ammazza. No, non mi ha ammazzato. Però mi sono cagato addosso comunque. Ci riprovo. Puttana. Ah, Madonna santa. Sento dei rumori. Che la Madonna. Non mi piace quando fa così la telecamera. Qui è bloccato. Che cosa ci sta qua? Il signore che... Vabbò. Qui non posso andarci. Qui neanche. Mamma mia, vado qua. Sì. Prevedo bestemmie. Mi sto anche congelando il culo comunque io qua in mezzo. Non vedo niente neanche con questo. Tanto vale che lo tengo spento. Dove devo andare però? No, non qui. Cosa? Va bene. Va bene. Perfetto. Perfetto. E rivia di occhiali. Complimenti che gli occhiali comunque non ti si sono ancora rotti. Chi sei? Piacere, profano.
Sono l'occhio di Knott. Che vuol dire non ancora. Che risposta è non ancora. Quindi sei un amico? Mi posso fidare? Ho i miei dubbi. Ma vabbè. Vabbè. Direi che arrivati a questo punto possiamo anche salutarci. È stata una prima ora di gioco decisamente più divertente, interessante e anche inquietante di quanto non fosse stata la prima ora di gioco del primo Outlast. Speriamo che il titolo tenga botta fino alla fine, magari alla fine della storia. Ci facciamo su un bel video dove il brand riesca a riscattarsi. È quello che mi auguro. Il tema sembra interessante, le scene raccapriccianti non sono mancate, ma per il momento direi che possiamo anche salutarci qui. È stato un piacere, grazie a tutti, e ci vediamo alla prossima. C'è una batteria. Grazie signore, grazie. A questo punto praticamente ogni volta che sto a ringraziare il Dio sto citando il gioco? Funziona così?